e praticamente si sviluppa secondo i canoni che erano quelli del ricercatore, vale a dire tre chiostri a seguire l'uno con l'altro. Di questi chiostri praticamente voi ne avete uno, il primo, questo è un chiostro rinascimentale. Il chiostro rinascimentale a un certo punto è stato anche restaurato perché un chiostroso di Contignano ha subito saccheggi, incendi, perché è stato, diciamo, nel contesto delle lotte ovviamente tra Firenze e Siena. E la caratteristica di questo chiostro è che riunisce il chiostro rinascimentale, che cosa? La chiesa dei monaci e tutti gli ambienti cenobitici, cioè dove si trovavano in compagnia bella. Perché quello che è interessante sapere è che questa era una certosa di clausura. Di fatto a un certo punto ospitava un numero limitatissimo di monaci, 12. Infatti voi vedrete che a un certo punto ci sono 12 cappelle dove questi qua vivevano tutta la settimana chiusi nella loro cella, avevano un sistema, uno sportellino attraverso il quale gli davano, i conversi davano da mangiare, loro stavano dentro di le loro preghierine tutti i giorni, si trovavano a mangiare assieme soltanto la domenica e i giorni festivi, e nell'arco della settimana avevano una giornata nell'ambito della quale in uno degli ambienti, appunto, del chiostro, di questo chiostro, si trovavano per fare delle chiacchiere. Le chiacchiere duravano 30 minuti, dopodiché il discorso era chiuso e si passava la settimana successiva. D'accordo? Questo era la situazione. E sempre loro 12. Eh? Solo loro 12. Erano loro 12, è chiaro, perché questo è il, come dicevo, il chiostro occidentale, che ha come caratteristica un bellissimo posto che è presente, come voi potete vedere, nel centro del chiostro. Ma quindi il monastero è...